Oggi tagliolino a San Daniele, piatto veloce, saporito e con dei passaggi carini da realizzare. Prima cosa che faccio è la base, quindi andiamo a prendere il prosciutto di San Daniele, andiamo a tagliare a listarelle. Ora in padella aggiungiamo un filo d'olio e inseriamo il prosciutto San Daniele. Quando inizia ad essere ben rosolato, aggiungiamo la panna, dell'acqua calda e inseriamo i tagliolini direttamente in padella. I primi minuti non andiamo a toccarli, altrimenti rischiamo di romperli, ovviamente. Aggiungiamo un po' di sale, un po' di pepe. Proseguiamo la cottura ancora 2-3 minuti, dopodiché procedo con l'impiattamento. Quindi prendiamo un mestolo, e andiamo a terminare il tutto con dei semi di papavero. Ed ecco qui, veloce, gustosa. Provateci, alla prossima. Buon appetito.